trovati. Buonasera a tutti su Telegram, su YouTube, del sito di Fera Teatro, del nostro centro studi, pieno, ricchissimo di locandine di tutte le attività che andremo a fare, diciamo, a mettere in atto e in scena quest'anno. E poi volevo un attimino introdurre quantomeno le novità delle esperienze che stiamo portando avanti e facendo qui appunto a Villa Moro. E lo trovate anche, già che stiamo vedendo il sito, qui c'è il canale Telegram del Centro Studi, ma da qui si accede anche al canale Telegram mio, che appunto è dedicato a queste live che facciamo sull'astrologia, su discorsi evolutivi in generale, diciamo, anche proprio personalmente, condividendo esperienze personali. Qualcuno di voi avrà ricevuto la newsletter dal Centro Studi e avrà visto già le novità. Le due principali, sono tre novità principali quest'anno. La prima è che Paola ha iniziato circa un mese e mezzo fa un corso, adesso poi ce lo definisci tu bene, Paola, perché io mi scordo sempre il nome completo. Comunque è un corso con la scuola La Quarta Via di Gurdjieff di Firenze, per diventare costellatrice. Ha già iniziato e siamo tutti molto felici, perché crediamo che sia una sua peculiarità e capacità da tanto di mettersi a disposizione di queste energie. E non so, Paola, se vuoi già dire tu qualcosa o dico le tre novità e poi fai tu un pezzettino prima che tu vada poi a fare quello che devi, come ci hai detto. Allora, io direi che prima fai tu un pezzettino, perché io mi sto mettendo in macchina adesso. Così poi dall'auto posso parlare tranquillamente. Ottimo, ottimo, perfetto. Allora, quindi questa è la prima novità, e per diciamo inaugurare anche questo nuovo percorso, Paola ha organizzato sette incontri, che vedete questa locandina qui. Se poi voi andate a cliccare, si apre il PDF completo, dove spiega bene di che cosa si tratta. Sono le ha chiamate domeniche dedicate al riconoscimento e potenziamento del sé nella propria quotidianità. Sono appuntamenti giornalieri dal mattino alla sera, dove si lavora su varie tematiche. Sentimenti, il gruppo, cioè il linguaggio del corpo, eccetera eccetera. Adesso poi vi dirà meglio lei. Quindi sono appuntamenti sul weekend, ma di un giorno solo, e le date sono già tutte online. La seconda novità è che oltre al tradizionale residenziale di teatro, che giunge alla quarta edizione, magari dopo mi fa piacere condividere un pezzettino di video, mi fa piacere guardarlo insieme. Abbiamo fatto un trailer dello spettacolo dell'anno scorso, molto bello, anche perché appunto grazie a Pascal, che ci ha prestato il drone, il famosissimo drone, che mi faceva paura solo a guidarlo, perché mi dà un po' fastidio come arnese il drone, però devo dire che a livello di immagine rende molto, e quindi abbiamo dei video super quest'anno. Quindi oltre al consueto residenziale di teatro, che quest'anno parte specificatamente dai 18 anni in su di età, facciamo un summer camp invece per i ragazzi dai 12 ai 17 anni, sempre a luglio, dal 15 al 22, dove diciamo l'esperienza di comunità rimane la stessa, perché si dorme qui, si vive qui, si cucina insieme, si va a dormire tardi, eccetera eccetera. E le attività non sono totalmente prettamente collegate al teatro e alla messa in scena di uno spettacolo, di una performance, ma saranno anche attività giocose, attività di costruzione in natura, si andrà al fiume, insomma un summer camp. Partito un mega fischio, Paola, ti muto un attimo. Ok. E anche qui, cliccando sulla locandina, si va a vedere il dettaglio delle... Ti muto, Paola, perché... Però lasciati mutare. Ok. Dicevo, attività nel bosco. La terza novità è che io ho iniziato la ristrutturazione di Bosco Lucia, come l'abbiamo chiamato. Cioè un pezzettino di bosco qua sotto Villa Moro che ho comprato.
da ristrutturare completamente perché sono decenni, perché che, sono era lasciato... decenni che era lasciato. Paola, ti prego, metti il muto, se no ti caccio dalla live. erano un po' di decenni che era lasciato andare il bosco, quindi ci sono un po' di piante morte che abbiamo già cominciato a tirar giù, ma soprattutto l'idea, siccome l'ingresso di questo bosco è praticamente di fronte ai condomini qua sotto, dove c'è quell'ultimo appezzamento di prato dove vanno tutti a pascolare i cani, quell'ultimissimo appezzamento di prato che c'è qua sotto nel piano, vicino a dove c'è anche il circolino, dove c'è anche l'Enel, l'accumulatore dell'Enel. Insomma, lì c'è questo bosco e c'è proprio un ingresso. E quello che sto cercando di fare è, oltre a sistemarlo e renderlo fresco, anche magari reinserendo delle biodiversità che sono andate perse e comunque lasciando spazio al naturale svolgimento delle vite degli animali che lo popolano, mi piacerebbe inserire delle costruzioni, come dicevo, in legno di recupero, delle attrazioni di gioco, delle corde, delle cose per i bambini e i ragazzi, e ovviamente utilizzabile da noi del centro studi, da tutte le persone che insomma ci conoscono, ma l'intenzione è lasciarlo ad accesso libero, quindi che possa diventare anche una sorta di parco giochi in un certo senso, ad accesso libero anche per i bambini e i ragazzi della zona, insomma. Questa è l'idea, e quindi lì il lavoro è tanto, si andrà a sviluppare sicuramente in più annualità e mi sta portando via parecchio tempo, quindi ci sta, perché gli ultimi 3 anni li ho dedicati allo studio, complice anche il Covid, e adesso ho proprio voglia anche di maneggiare un po' di attrezzatura, sempre stando attento. E, ecco, e poi ci sono i consueti appuntamenti che noi proponiamo ogni anno, ci sono il lunedì e il martedì pomeriggio con i bambini, e invece anche più piccoli, abbiamo messo dai 6 ai 12 anni e tendenzialmente staremo anche lì proprio a Bosco Lucia. Questo peraltro è proprio una foto di quel bosco lì, e quest'anno saranno appunto il lunedì e il martedì pomeriggio da fine giugno fino a metà luglio. E giungendo all'astrologia, ripropongo un, diciamo così, workshop di astroteologia, come la chiamo io, applicata, nel senso che, perché astroteologia applicata? Perché oramai, vabbè, chi mi segue sa come tratto io l'argomento dell'astrologia, lo collego alle religioni che hanno, che convivono da sempre anche sul nostro pianeta, no? Quindi è un approccio all'astrologia non solo analitico e previsionale, ma anche proprio spirituale, religioso, no? E avendo un minimo di cultura variegata rispetto alle religioni che popolano il mondo, riesco a fare dei riferimenti appunto a varie culture. Applicata perché l'astrologia e tutto ciò che è concettuale, comunque, per quanto mi riguarda, va poi portato al corpo in un qualche modo. Al corpo vuol dire anche portarlo alle emozioni, perché le emozioni vivono molto nel corpo, anche inconsapevolmente, e quindi attraverso una connessione tra il nostro io individuale e gli astri, mettiamo in pratica appunto le varie energie che sono rappresentate e portate dagli astri. Questo weekend, ecco qui poi appunto sempre sul sito vedrete tutti i dettagli. Questo weekend l'ho fissato il 24 e 25 giugno, sono 2 giorni di lavoro intenso, intenso ma sempre giocoso col mio ascendente sagittario, giocoso nel senso così come sto presentando adesso, e 2 giorni di lavoro dove sarà ovviamente possibile anche dormire qui a Villa Moro, ma anche no, nel senso non è vincolante l'alloggio. E andremo a fare che cosa? Andremo a dare, io l'ho chiamato livello base, perché
mi fa piacere dare delle conoscenze anche tecniche base di lettura astrologica. Io qui ho messo funzioni basilari di lettura delle carte astrologiche, quindi capire che cosa sono i pianeti, quale energia rappresentano, gli archetipi zodiacali, quindi capire che cosa sono i segni anche nelle varie culture, perché noi, adesso voi sapete, io mi riferisco, qui ho messo ellenistico occidentali. Noi, diciamo, l'astrologia occidentale si rifà all'astrologia ellenistica, poi è variata negli anni, l'astrologia ellenistica oggi è anche un'altra branca del settore. Però appunto le simbologie zodiacali archetipiche le andremo a vedere tutte, i pianeti, come ho detto, la domiciliazione delle case, che è fondamentale per capire e riuscire ad interpretare personalmente le varie energie, e gli aspetti che gli astri formano tra di loro. In questo modo desidero dare a tutti i partecipanti le competenze necessarie a tenere lì sul comodino il proprio tema natale e durante la propria vita riuscire ad approfondirlo sempre di più, perché man mano che, come dico sempre a chi poi mi chiede di fare la lettura del tema natale, le carte astrologiche, l'astrologia non è tanto l'aspetto divinatorio che è interessante, quanto invece l'aspetto di autocontemplazione, perché ci permette di entrare in connessione con anche concetti e immagini che nella nostra quotidianità, per come si è strutturato il mondo oggi, spesso perdiamo di vista, e quindi va ad aiutarci ad interpretare gli accadimenti proprio che poi nella nostra vita si manifestano. E quindi è importante anche saperlo fare in prima persona. E oltre a questo, ovviamente useremo i tarocchi, ma perché le due cose vanno spesso insieme in maniera naturale, quindi mi piacerebbe affrontare gli arcani maggiori, guardarli un po' dal punto di vista storico, dal punto di vista archetipico, sempre in quella due giorni, e infine fare magari la domenica mattina, la domenica in conclusione, adesso capiamo, un'oretta di esercizi rituali, quelli appunto, quindi questa è l'astrologia applicata, no? L'astroteologia applicata, in modo da portare quello che abbiamo lavorato insieme in quei due giorni nella nostra percezione proprio fisico-corporea. Quindi le iscrizioni sono aperte, i dettagli sono qui, costi eccetera eccetera. Chi già sta facendo altre cose con noi ha pure lo sconto, come su tutto. Chi viene col fratello, col figlio, ha un altro sconto ancora. Ecco, questo è il workshop, chiamiamolo così, che vado a ripresentare quest'anno. Ecco, questi sono, diciamo, gli appuntamenti principali dell'annualità. Poi sicuramente altre cose verranno, perché vengono spontaneamente durante l'anno. Ci saranno degli spettacoli. Posso aggiungere una cosa, Samuele? Sì, certo. Non so se mi si sente perché sono in auto. Sì, sì, si sente un po' bassa, ma ti si sente. Abbasso la musica. Sì. Ah, ok. Grazie. Innanzitutto mi scuso, ma i rumori di prima erano il mio tentativo di connettermi con il bluetooth della macchina. Sì, vabbè. Comunque, gli spettacoli che noi stiamo andando a proporre, soprattutto in questo ultimo periodo e da qui in avanti, sono sempre più di comunità. Quindi sono sempre più spettacoli che desiderano diventare una comunicazione, uno scambio con le persone. Non ci interessa, cioè vabbè, chi se ne frega dei teatri con i palchi, insomma, no? Nel senso, meraviglioso e bello, ma il tentativo proprio anche nella spiegazione, no, che hai tentato tu adesso, è proprio quello di entrare sempre più in contatto con le persone, con di fatto la comunità di persone. Ecco, per raggiungere quello. Grazie Paola, sì. Grazie anche che parli tu di comunità, perché secondo me la gente si è un po' rotta di sentirmi parlare di comunità, no? Scherzo. Però è così, assolutamente. È quello che ci sta a cuore. Sappiamo anche che noi sempre più stiamo andando verso una comunità intenzionale, no? E non quindi di intenzione, di intenti,
e non una comunità come magari, o sbaglio, è comunemente pensata, perché anche qui la parola comunità è un po' più trattata, no? E ha dei lati molto belli e complessi. Certo, ma sicuramente il concetto stesso di comunità credo che stia cambiando di definizione, soprattutto negli ultimi anni. Siamo stati abituati a pensare e immaginare la comunità come delle persone che decidono in qualche modo di isolarsi e di fare il loro piccolo mondo. La comunità per noi è lo stare insieme, è il sapersi relazionare, e ovviamente poi si crea un circolo che per alcune tipi di esperienze diventa chiuso, ma chiuso fin quando non viene riaperto, chiuso fin quando non, in realtà può anche non chiudersi mai se c'è un continuo fluire di persone. La comunità, ripeto, per noi è il saper condividere in maniera sempre migliore, perché siamo tutti qui per imparare a relazionarci, questo dobbiamo dircelo e ricordarcelo sempre, in maniera sempre migliore, condividere le cose fondamentali e importanti, le necessità primarie della nostra esistenza, che ovviamente rispecchiano in una grossa fetta le peculiarità che caratterizzano me e Paola, che siamo, diciamo, i promotori. Però chi ci conosce sa che siamo anche persone che non è che mettono tanti limiti nel poter, ecco, la mente è sempre molto aperta, questo voglio dire. Ovviamente ci sono dei valori fondamentali nei quali crediamo. E quindi, come diceva Paola, tutto quello che poi mettiamo in scena o in esperienza di workshop o di laboratorio o con i bambini o con la scuola diventa parte di questo percorso, di comunità, chiamiamolo così, col concetto rinnovato. Ok. Paola, vuoi dire qualcosa rispetto al tuo percorso da costellatrice? Adesso, se sei comoda. Sì, sono comoda adesso. Ma è un percorso che mi ha sempre affascinata, però prima. E di fatto ho già fatto, me le ho già vissute le costellazioni come molte persone in passato, lavorando con il teatro, per come lavoriamo noi con il teatro, che quindi è un teatro, dal mio punto di vista, assolutamente concorde con le radici del teatro, quindi il teatro ritualistico, ma non perché si fanno i rituali, ma perché semplicemente gli attori sono dei canali attraverso cui passano storie, vicende, concetti, e quindi anche attraverso cui passano modi di sentire o di vivere o accadimenti che magari l'attore stesso non è consapevole, no? Quindi ponendosi come canale, questo avviene. Quindi di fatto io ho sempre un po' lavorato, visto e lavorato a fianco alle costellazioni. Quindi il percorso che sto facendo adesso, che è il corso per costellatori per lo sviluppo armonico dell'uomo di Gurgie, della scuola di Firenze, mi metterà, appunto, diciamo, fra le mani, nel bagaglio mio, delle tecniche più specifiche e più forti, per cui quello che io già vedo e quello che già di fatto gestisco nei percorsi sarà affinato ulteriormente, insomma. Quindi questo mi rende molto felice, molto molto felice, e quindi ecco perché il coraggio già di uscire anche con queste domeniche. E basta, io credo che abbiamo dato molto spazio. Grazie, sì, penso che sia molto chiaro. E io ho messo intanto una carrellata dal video, appunto, che poi potrete vedere comunque su YouTube, tanto per fare un po' di atmosfera. E queste immagini veramente, adesso Pascal stasera non c'è, ma queste immagini sono veramente belle e quindi mi fa molto piacere anche rivederle. Bene, il video l'ho visto anch'io ed è molto bello, sì, complimenti.
Grazie, Save. Grazie, grazie. Una, due notti di duro lavoro di montaggio. Cavoli, bravo. Complimenti. Sì. E Pass è quel signore con la barba? No. No. Ah, tu non l'hai mai visto, Pass? Non lo conosci? No, no, io Pass non so aspetta, nulla. Aspetta, io come te lo posso far vedere, Pass? Ce l'ho una foto di Pass. No, non no, è beh, quel signore niente, con la barba. In realtà nel video non lo si vede proprio perché lui stava facendo foto e video. Quindi no, non lo si vede.